basta, smettetela. Basta. Basta, 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 finito. È solo. Dai, andiamo, va. Andiamo, vieni con me, non ti preoccupare. Ci sono qua io. Ci vediamo domani mattina, presto. Non arrivare tardi, ti aspetto. Sì, certo. Prima di entrare in fabbrica, va bene? Al distributore del caffè. Sì, come stamattina. Adesso vai però, io rientro. Mia madre penserà che sono scappata un'altra volta. Va bene. Se proprio vuoi, vado. Ciao. Anna, hai visto tua madre con i bambini della Pezzullo? Sì, così dolce. Tu vedrai come vicerà i nostri. Beh, anzi, meno male che ci sarà lei. Così a casa sarò meno legata e ogni tanto potremo uscire. Tu questa voglia di andare sempre in giro proprio non la perdi. Ma come? Te la terrai anche dopo sposata. Guarda però che a Portofino non ci andiamo più. Perché no? È stato così bello. Erano ragazzi simpatici. Erano divertenti. Di la verità, ti sono rimasti in testa. In testa? E perché? Avresti voluto vivere come loro. Ma no, tu non li hai voluti capire. È che loro fanno una vita diversa. Più bella? Non lo so, ma mi pare più libera. Guarda che noi ci sposiamo. Ci sposiamo? E allora? Ma niente. Te le terrai anche dopo queste tue fantasie. Ma il matrimonio non è mica una tomba, sai? Io non voglio fare la fine di mia madre. Guarda che non ti sposo se tu fin da adesso pretendi che io la pensi sempre come vuoi tu. Se mi vuoi bene devi capirlo. Tettina, dimmi la verità. Perché hanno tutta sta premura di sposarsi questi ragazzi? Ora me lo puoi dire, no? Ormai tutto è aggiustato. Forse la mia bambina è incinta? Salvatore, che cosa vai pensando? Perché tu dici di no? No, non credo. Sei sicura? Almeno, non lo so. Adesso Salvatore non è più come una volta. Ma che credi, che è ancora come ai tempi nostri? Oggi i giovani hanno fretta, anche senza avere combinato pasticci. Non ci stare a rimuginare sopra. Questo matrimonio mette a posto tante cose. Tante cose. Tante cose. Fai un po' di caffè, va. Prendiamoci il caffè. No, Salvatore, la caffettiera è nuova. E non viene buono. E che ti senti estraneo in casa di tua figlia? E già, forse da oggi lo dobbiamo chiedere a lei se ci vuole offrire una tazza di caffè. A nostra figlia. Ma perché dici così? Perché dico così, perché dico così. Perché tutti se ne vanno, ecco perché dico così.
Patrizia, l'unica che rimane in casa è quella che non vedo mai. Chissà cosa fa, dove va quella? E Anna? Che c'entra Anna adesso? Ora lascia la nostra casa per averne una tutta sua. Salvatore, ma se si sposa che deve fare? È giusto. Questa è una cosa che non ci posso nemmeno pensare. Perché qua pare che tutti i nostri figli a casa nostra non stanno bene. Con me, con te, che non sanno più che cos'è una famiglia. Invece sono sempre i nostri figli, Anna, Patrizia e Gianni. Anche se ragionano ognuno con la sua testa. Perché io mica gli voglio cambiare la testa. Neanche a Luciano gliela voglio cambiare. Lui crede di avere un cervello più grosso del mio, perché ha studiato. A lui la famiglia gli va stretta. Lui crede di trovare tutto fuori. Voglia di cambiare il mondo, lui. Non dico che non è giusto, ma non da soli si cambia il mondo. Luciano, sono io. E se fossi giovane per quello che ho visto e patito, il mondo saprei io come cambiarlo davvero. Anche questa. Stai attento. Attento, qua c'è l'acqua. E guarda, da dove sono venuto ad abitare questi. Speriamo che almeno gli vada bene ad Anna, come gli abbiamo sistemato l'appartamento. Ma certo, e poi non ti ha dato soddisfazione imbiancarci la casa? Io non so, Salvatore, ma a me mi ha messo quasi allegria. Già, allegria. Ne abbiamo bisogno. Adesso vai. Mi raccomando, sta tranquillo, eh? Ciao. Vedrai che tutti ti faranno festa. Ciao. Grazie. Rientrano i Cotana, quel che le sta in manicomio. Ah, ma sarà poi guarito quello lì. Oh, ciao Gianni, finalmente sei di nuovo qua. Uè, Aldo. Sono contento che sei tornato. Stai bene adesso. Grazie, sto proprio bene. Adesso vado all'ufficio del personale. Hai bisogno che ti accompagni? No, grazie. Il rientro in fabbrica di Gianni Nicotera descrive molto bene l'atteggiamento della gente nei confronti di un malato affetto da disturbi psichici. Chi ha avuto simili disturbi viene riaccolto nei gruppi e nelle comunità organizzate come un estraneo, un essere diverso e forse pericoloso, che non usa modi comuni di comportamento. Non si può prevedere il comportamento di un individuo che abbia avuto dei disturbi psichici. E quindi questo ex malato è da trattare con sospetto. Forse non può neanche guarire. Ed è questo che i compagni di Gianni Nicotera sentono nei suoi riguardi, visto che si è ribellato all'ingranaggio del lavoro automatizzato. Quindi si è portato fuori dal gioco, pagando di persona, sino alla rottura psicologica. Ma non è solo lui che si tiene fuori, sono anche gli altri che lo tengono fuori perché intravedono in lui il rischio, la possibilità
di subire anche loro la stessa sorte. È meglio, cioè, considerare lui una normale di carattere, un inguaribile, piuttosto che affrontare la paura che forse la causa del disturbo psichico è nella fabbrica, cioè nel gruppo, nella collettività, e che quindi un giorno tutti potrebbero finire come lui. Buongiorno, ingegnere. Ah, Nicotera, si accomodi. Grazie. Contenta di tornare con noi? Certo, ingegnere, grazie. Adesso sto meglio. Il dottore mi ha detto che lei è stato un paziente esemplare, assiduo nelle cure, desideroso di reinserirsi. Ma come le è potuto succedere? Signor ingegnere, non ce la facevo più a lavorare nella routine. Quel lavoro in cabina mi era diventato una sofferenza. Ho creduto di potermi salvare scappando. Capisco. Mi è andata male. Il dirigente che accoglie il nostro paziente ha sospetti, paura, mancanza di fiducia, forse pietà. Anche perché fa pena il lavoratore è riammesso al lavoro. Nicotera, ora non ci pensi. Con la sua buona volontà si rimedia tutto. Scusi. Sì? Ah, buongiorno, Caccelli. Sì, può guardare. Per i turni bisogna vedere come la settimana scorsa. D'accordo. Sì, sì, facciamo un esperimento. Va bene? Sì, turno di notte e guardate voi tutto quello che si può fare. Sì, veda lei, non so. È 3 alla settimana, appunto. Sì, turno di notte. Ma certo, come la settimana scorsa. Ma non vi preoccupate, con i sindacati me la vedo io. Se ci sono grane, provvederemo. Ah, non sarà certo la prima volta. Comunque, per qualunque cosa, fatemela sapere. Sì? Scusi. Dunque, tornando a noi, Nicotera. Adesso però bisognerà cominciare un pochino da capo. Per riabituarsi. Per riprendere un po' il ritmo. Ah, capisco. Ma vedrà che un ragazzo come lei ci metterà poco. Non la metteremo subito in cabina, si capisce? Stia tranquillo che finanziariamente lei non perde nulla. Solo quel po' di indennità. E in questo modo molto probabilmente... Ma che cos'ha lì? Eh? Che cosa sta facendo? Il dottore mi ha detto di farglielo vedere. Ah, sì, ecco, ecco. Sa, in tutto questo tempo non avevo nulla da fare. Ma non sono stato con le mani in mano. Anche perché mi hanno spiegato che dovevo tenermi in esercizio con il cervello. È interessante. Ma che diavolo è? È un motore d'aereo. In piccolo, si intende. Un motore? L'ho fatto tutto io. Funziona perfettamente. Ma come? Funziona? Certo, funziona e va proprio bene. E l'hai costruito tutto tu? Sì. Ma cosa te ne fai? Lo monto sugli aeromodelli e guardo come volano. Sapessi come volano alti alti nel cielo. Senti, hai fatto davvero una cosa da ingegnere. Veramente interessante, una bella sorpresa. Sì, sì. E allora se sei così bravo dobbiamo proprio metterti nel reparto meccanica di precisione. Così l'accettazione del lavoratore da parte della fabbrica scatta quando il deviante descrive al dirigente l'hobby nel quale si è specializzato. È bene tener presente il significato terapeutico dell'hobby, specie se concentrato in un campo vicino alla professione o all'ambiente. Qualche volta nevrosi e genialità vanno di pari passo. Il nostro paziente ha tratto dalla sua disavventura psichica una nuova capacità e un fanatismo di precisione interessante anche da un punto di vista professionale. E qui sta l'aspetto più interessante, ma anche più triste di tutto il problema. Si può anche riaccettare un nevrotico a patto che sia produttivo per l'azienda.
Arrivare tardi in chiesa. Guarda che bello, Marisa. Guarda, non sembra un gabbiano. Guarda, Marisa, come vola. Adesso andiamo, eh. Ti prego, ancora un minuto. Guarda, Marisa, come bello, guarda. Gianni. Che bello! Siete venuti qui per contrarre matrimonio senza alcuna costrizione, ma liberamente e coscienti del passo che compite. Siete disposti ad amarvi e rispettarvi l'un l'altro per tutta la vita nel santo matrimonio. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà concedervi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa. Dal Vangelo secondo Matteo. Non vi pensate che io sia venuto a metter pace in terra. Non venni a metter pace, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre e la nuora dalla suocera. E nemici dell'uomo saranno i propri parenti. Chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. E chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non segue me non è degno di me. Chi ha cara la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la vita per me la troverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta in qualità di profeta riceverà mercede di profeta. E chi riceverà un giusto in qualità di giusto, avrà mercede di giusto. E chi darà da bere un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno qualunque, soltanto in qualità di discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Signore, la tua benedizione scenda su questi anelli nuziali che benediciamo nel tuo nome. E questi sposi che li porteranno conservino integra la loro fedeltà e rimangano nella tua pace e nel tuo volere. E vivano sempre
nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Visto che è importante quell'agenzia? Di che non me ne intendo poi. Sì, prendono proprio me. Eravamo un sacco. Sì, ma ti hanno visto però. Sì, mi hanno detto di ripassare. E vai e ti metti in fila e ti lasci guardare, poi ripassi e ti dicono: scusi tanto, Sam, ma lei non ha classe. Ah, quando dicono che ci vuole la classe mi prendono le convulsioni. Ma che cos'è la classe? La coscia lunga? Ma no, è qualcosa che sanno solo loro. In fondo ci sono modi meno scomodi per tirarsi fuori e entrare nel giro giusto. Sul piano del giro grosso del Porsche del weekend a St. Moritz. Bello, sarai contenta. Ma sai, non è mica semplice. È difficile difendersi con gente così. E tu non ti difendi? Eh no, il bello è bidonarli, prendere tutto dando il meno possibile. Voglio essere io a dire di sì o di no. Ma tu sei matta. Facciamo tutte le carine, ridiamo persino alle scemenze che dice. È perché lui, sai, è un grande fotografo, un big, fa i più importanti servizi di moda. E allora tu pensi, stavolta è fatta. Poi 3.000 provini e lui invece prende una giapponese. Vi ha pagato almeno. I soldi del taxi e basta. E tu quando imparerai? Il modo migliore per diventare qualcuno è farsi pagare bene e subito. Ma no, 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 guarda, l'unico modo è cercare di combinare qualcosa di più importante. Ti ricordi di quei due industriali dei formaggini? Beh, credo proprio che stavolta mi sia riuscito un bel colpetto. Un assegno? Di quanto? Ma devono sganciare molto di più. Con quel po' di movimento che gli abbiamo combinato. Sono qui. Prego, signore, da questa parte. Il giorno che faccio una montagna di soldi voglio vedere la faccia che farà mio padre quando torno a casa. Sì, io il giorno che faccio una montagna di soldi a casa non ci torno per niente. Scusi, ha niente da dichiarare. Per cortesia, mi vuol fare vedere cosa contiene la sua borsa? E questo, signorina?
È suo, lo chieda lui. Ma che gli hai detto? Ha sentito, signore? No, che cosa? Io non ho sentito niente. Che sono? Ma guardate questa matta, ma cosa ne so io? Ma come cosa ne sai? Me l'hai date tu? Io? Hai detto che in Italia costano il doppio? Costano il doppio cosa? E non lo so. Ma come non lo sa? Quelle lì, le medicine. Si accomodi dal funzionario. Perché, scusi? Lo sa che queste medicine non sono permesse in Italia? Come mai? Non lo sapevo. Io non leggo i giornali, sa. E che succede adesso? Queste cominciamo a sequestrare. Ah. Mi ha rovinato. Ecco, dottore. Prodotti farmaceutici di importazione vietata. Sei. Due minuti. Senta, va a Milano? Scusi, va a Milano? Visto che non ha visto niente, e allora... Va a Milano? Sì, vado a Milano. Ah. Vuole un passaggio, venga. Sì, grazie. Venga, sacco. Ho preso 50 milioni e li ha messi in tasca. Falli girare, no? Pensare che ci avevo offerto il mio 12,5% della plasticolo di Busta Arsizio. Guida, dai. E in un'ora ci siamo. Adesso i soldi bisogna farli circolare. È il suo momento. Com'è che si fa a inchiodare 50 milioni con tutta la gente che ti darebbe la camicia per un po' di contatto? Sigaretta, signorina? Made in Svizzera, peggio delle nostre. No, grazie, adesso non mi va. Come vuole lei, uè, pazienza. Uè, cos'è? La vedo un po' arrabbiata, signorina. Cosa? C'ha una faccia. Forse non starò bene. Già, uno sta attento, ma c'è sempre qualcosa che poi fa male. Io c'ho un fegato. Ma no, sono gli altri. C'è sempre qualche cretino che ti scombina le cose. Ma io dico, guarda, se una bella ragazza come lei si deve mettere nei pasticci. Ha una figliola in scibella, ci dovrebbe andare tutto dritto, mica tutto storto. Diretta a me, oggi bisogna fidarsi solo delle persone giuste. Le pare? Sì, però uno se ne accorge solo dopo. No, sa, tipi come me, per esempio, si vede di botto che ci si può fidare. Non lo so, dovrei conoscerle. Questo si può sempre fare. Ci vediamo una sera con calma, ci conosciamo meglio e chissà, forse diventiamo amici. Vuole? Guardi la strada, per favore. Vabbè. Come non detto. Te, il solito matto. Credo di essere a voce. Ma guardalo, è ubriaco. Gioca lo staso, gioca. Sì, per me ha perso il controllo. Vedi, non tieni più la macchina. Frena, stupido! Ma cosa fa? Si ammazza! Che merda! Suoni forte! Quello mi serve! Avanti, suoni! Ma cosa vuol mai che suoni? Ragazzi, che bel botto! Te l'ho detto, no? Che aveva perso il controllo! Fermi, per favore, fermi! Com'è da fermarsi, perché? Ma non ha visto! C'è stato un incidente! Se dovessi fermarmi ogni volta che è un cretino! Si calmi, una cosa da niente! Ma se gli è andato addosso! E noi che sentiamo, scusi! Ma si può essere ammazzato! Se è morto, è morto! Per favore, sia buono! Si fermi, può essere solo ferito, si fermi! Stenga, la macchina è mia! Mi faccio scendere! Ma che vuole? Non siamo mica stati noi. E poi scendi, non mi voglio mettere di mezzo, ho capito? Subito, se no mi butto giù. Voglio scendere! Ma cosa vuol fare? E avanti! Andare, rompi scatole! Thank you.
Vuole uscire, maledizione! Ma qui ci sono dei morti! Venga giù, venga giù! Ma perché rimane lì? Vuole scendere! Vuole scendere, sì o no? Ma Dio, cosa che è successo? Sono morti! Ma vieni giù, vieni giù un momento, dammi una mano! Ma guarda se che è successo! Guarda, dai, guarda! È il filadone è morto! Ma che schifo respira anche mo'! Dio buono, forse riesco a salvare, dai! Tirami giù, pian, Ciappate lì! Mettiamo per terra! Pian, per l'amor di Dio! Aspetti! Ecco, tieni su la testa! Aspetti, io vado a chiamare qualcuno! Piano, Ecco, che io vado a chiamare qualcuno! Dai, tieni, Faccio una volata! Ferma! Ferma, ferma! Ferma un attimo, ci sono dei morti! Ferma! Sti boia, se ferma e no, guarda! Ferma! Ferma un attimo! Un attimo, per cortesia! Fermatemi! Ma che van via tutti? Venne su, venne su! E se ferma adesso? E tieni su la testa, va! Dio vede chi l'ha! Povera donna, che sta chi l'è morta! Sono tutti morti, sono tutti morti! E che là se fa? Oi, oi, vieni giù da lì, ti dico io, ma ti dorme! Respira ancora, dai che le facciamo la respirazione artificiale, dai! Io le faccio un massaggio, dai, tutto dipende da te! Dai! Dai che riusciamo a salvarlo! Ma guarda se viene qualcuno, Dio! Dio! Dai, dai, forse rinviene, vedo io. Dai, ancora un po'. Ma nessuno. Nessuno che ci aiuti. Dai, che sei una bravatosa, dai, dai. Fatti forza, dai. Fate adagio, per favore. E parente, viene all'ospedale? Certo, certo. Andiamo, presto. È morto. Non ho potuto fare niente. Andiamo. Andiamo a casa, su.
Quando siamo arrivati qui era ancora vivo. Era un tuo amico? No. Ma chi era? Non lo so. Un uomo. You.